In una splendida mattina d'estate, un taglialegna partì dalla sua casa ai margini della foresta. In casa, una piccola bambina guardava la mamma che preparava un cestino pieno di cose buone. La bambina si chiamava Cappuccetto Rosso, perché indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che la mamma aveva cucito per lei. Quando il cestino fu pieno, la mamma disse a Cappuccetto Rosso: «Qui c'è un cestino con tanti dolci e del pane fresco. Portalo alla nonna, che non sta molto bene. Fai attenzione ad attraversare il bosco, segui sempre il sentiero e non fermarti a parlare con nessuno». Così, quando una grossa ombra nera apparve sul prato, Cappuccetto Rosso rimase sorpresa nel vedere una figura alta e nera a un passo da lei. «Buongiorno, piccola», disse il lupo cattivo. Ma Cappuccetto Rosso non lo conosceva e gli rispose gentilmente: «Buongiorno, signore». «Dimmi, cara», disse il lupo, «dove stai andando in giro per il bosco in questa bella giornata?» «Sto andando dalla nonna, che abita nel bosco», rispose la bambina, «ma temo di aver perso la strada». «E cos'hai nel cestino?» si informò il lupo. «Ci sono tanti dolci buoni e del pane per la nonna», rispose Cappuccetto Rosso. «E abita sola tua nonna?» chiese il lupo. «Oh sì, proprio sola», rispose la bambina. «E adesso, dimmi», chiese il lupo, «è molto distante da qui la casa della nonna?» «Non tanto lontana», rispose la bambina. «Abita nella casetta vicino al mulino e chiude la porta solo con il chiavistello, così posso entrare facilmente». «Splendido, splendido», ridacchiò il lupo leccandosi i baffi e agitando la coda per la gioia. «Quando arrivi portale i miei saluti, spero che presto possa stare meglio». «Grazie a lei, è davvero gentile», rispose Cappuccetto Rosso salutandolo con la mano e incamminandosi lungo il sentiero. Il lupo cattivo conosceva molto bene tutti i sentieri del bosco, così prese una scorciatoia che lo portò a casa della nonna molto prima di Cappuccetto Rosso. Guardò dalla finestra per vedere se la nonna era davvero sola, poi bussò alla porta. «Chi è?» chiese la vecchina. «Sono io, nonna, Cappuccetto Rosso! Ti ho portato un cestino di roba buona che la mamma ha preparato», rispose il lupo. «Alza il chiavistello ed entra, cara nipotina», disse la nonna. Il lupo aprì la porta e si precipitò sul letto. La donna si spaventò tanto che svenne. Il lupo stava per mangiarla quando le sue lunghe orecchie avvertirono il rumore dei passi di Cappuccetto Rosso che si avvicinava alla casa. Allora chiuse la nonna in un armadio, indossò una camicia e una cuffia da notte e saltò nel letto. Cappuccetto Rosso arrivò davanti alla casa e bussò alla porta. «Chi è?» chiese il lupo cercando di imitare la voce della nonna. «Sono io, Cappuccetto Rosso, con tante buone cose preparate dalla mamma». «Alza il chiavistello ed entra, piccola mia», disse il lupo rannicchiato sotto le coperte. Cappuccetto Rosso entrò nella stanza e scrutò. Non c'era tanta luce, ma poteva vedere la cuffia della nonna spuntare da sotto le coperte sul cuscino. «Spero che tu stia meglio oggi», disse la bambina avvicinandosi al letto. Il lupo non rispondeva, ma i suoi occhi brillavano nel buio. «Che occhi grandi che hai, nonna», disse la bambina. «Per vederti meglio, piccina», disse il lupo. Poi Cappuccetto Rosso notò la strana forma della cuffia da notte della nonna e disse: «Che orecchie grandi che hai, nonna». «Per sentirti meglio, piccina mia», disse il lupo, mentre le coperte scivolavano via e scoprendo il suo brutto muso. «Mio Dio, che denti grandi che hai, nonna!» gridò allora la bambina molto allarmata. «Per mangiarti meglio, bocconcino mio!» ringhiò il lupo. All'improvviso la porta si aprì e apparve il taglialegna con la sua scure. Il lupo lo guardò in cagnesco, ma capì che non aveva scampo contro di lui, così saltò dalla finestra e si mise a correre veloce come il vento. Poi sentirono un rumore provenire dall'armadio. Il taglialegna aprì la porta e trovò la povera nonna anch'essa spaventata avvolta nel suo scialle. Dopo averla tranquillizzata e rimessa a letto, le diedero i dolci e il pane e la povera vecchina si sentì subito meglio. Cappuccetto Rosso e il suo papà tornarono a casa sani e salvi.